A questo punto permettetemi di presentarvi un gradito sketch comico interpretato da due comici di Catania, ma noti anche nel continente. Rappresenteranno un regista pignolo e esigente ed un attore nulla tenente. Nulla tenente nel senso non contiene picture, non tiene soldi, nel senso che non tiene talento, non tiene possibilità di fare carriera, capito? C'è Moneto! Ecco a voi Tuccio Musumeci e Giuseppe Battavina, quel nome. Buongiorno dottore. Come è combinato l'ordine del giorno oggi? E ora sono le 3 e ci sono io e sono qua. Poi alle 4 c'è Turiferro, alle 5 Aveninghi e poi alle 6 tutti. Dunque, ieri sera abbiamo fatto la prima lettura del testo, quindi lei si è potuto benissimo rendere conto qual è il suo personaggio. Un personaggio che non ha un'importanza determinante ai fini del lavoro che noi dobbiamo rappresentare, ma che acquista questa importanza che apparentemente sembrerebbe non avere per la unica e sola battuta che il suo personaggio reciterà. La battuta in questione, come lei sa, è «Uportau pane papà», cioè «L'ha portato il pane il papà», battuta che il suo personaggio reciterà al primo atto, addirittura al primo aprirsi del sipario, dopodiché scomparirà e noi non lo incontreremo più nel resto di tutta la vicenda teatrale. Ora, io vorrei, ed ecco il motivo di questa prova di oggi, e quando sarà il momento di recitare questa battuta lei me la recitasse in maniera particolare, mi spiego. Vorrei che me la facesse arrivare in sala come una sferzata, come una schioppettata, come una cannonata, nel senso che il pubblico si dovrà sentire coinvolgere, perché in quel momento il pubblico starà a rappresentare l'umanità tutta che si è resa colpevole di fare mancare addirittura l'elemento primo, che è il pane, alla famiglia di cui lei è uno dei componenti. Quindi io vorrei che questa accusa arrivasse in maniera molto netta, molto precisa. Mi sono spiegato? Sì, sì. Possiamo iniziare. Primo atto. Come? Certo, primo atto. Uportau pane papà. Ancora di più, forza. Un'altra volta. Uportau pane papà. Ancora di più, sì. Forza. Uportau pane papà. Forza, forza. Uportau pane papà. Forza ancora, ancora. Uportau pane papà. Ci metta più grinta, forza. Sì. Uportau pane papà. Una schioppettata. Uportau pane papà. Una sferzata. Uportau pane papà. Una cannonata, forza. Uportau pane papà. Un... Ci faccia una pausa fra uportau pane e il papà. Sì, forse mi viene meglio. Il papà me lo stacchi come se fosse un'invocazione, sì, sì. Ha capito? Sì. Forza. Uportau pane! Troppa pausa! Non esageriamo. Pausa sì, ma nei limiti. Così il pubblico dice, ce ne possiamo andare, possiamo chiudere il sipario. Sì. Meno pausa, sì. Meno pausa. Forza. Uportau pane! Papà! Troppa poca! Troppo poca! Ci deve passare un treno in mezzo, sì, fra uportau pane e il papà. Sì. Forza. Uportau pane. Papà. Forza, forza, forza. Uportau pane. Papà. Ancora di più, forza. Uportau pane. Papà. Forza, forza, forza. Uportau pane. Papà. Me la faccia sentire l'accusa, forza. Sì. Uportau pane. Papà. Ancora di più, forza. Uportau pane. Papà. Ma non si accorge. Lei non si accorge che mi fa la stessa nota? Stia attento, lei fa ta 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 ta. Sono due note distinte e separate. Ta 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 ta. Forza. Uportau pane papà.
Uburta upane, papà. Ancora io, forza. Uburta upane, papà. Ma stia teso, non si rilassi, stia teso, forza. Uburta upane, papà. Ancora di più, forza, rabbia, rabbia. Uburta upane, papà. Stringa i denti, stringa i denti. Forza. Uburta upane. Beh? Non mi esce la parola. Ma lei cerchi di farsela uscire la parola, me la faccia capire, no? Forza. Uburta upane, papà. Ancora di più, forza. Uburta upane, papà. Una schioppettata. La pausa non la facciamo più. No, non si preoccupi della pausa. Se io non la interrompo vuol dire che in quel momento non sento bisogno di pause. E poi lei si faccia l'attore, se ne è capace. Il regista lo lasci fare a me. Forza. D'accordo. Uburta upane, papà. Ancora di più, forza. Uburta upane, papà. Forza. Uburta upane. Sto teso. Ecco, stia teso. Uburta upane, papà. Mi coinvolga il pubblico, forza il pubblico. Uburta upane, papà. Guardi, gliela faccio ascoltare io una volta, eh? Sì, meglio. Stia attento. Ho portato pane! Ah, sì. Sì, ho capito, ho capito. Uburta! Prego! La prego, non sintoni con me, eh? Non prenda le mie note. Sì. Io le ho dato soltanto un'idea, un'indicazione. Sì. Lei adesso la battuta deve farsela sua, la deve recitare secondo le sue corde, secondo la sua sensibilità. Sì. Lei ce l'ha una sensibilità, no? Provi a recitarla secondo la sua sensibilità. Forza. Uburta upane, papà. Forza, forza, forza ancora di più. Uburta upane, papà. Forza, stia teso, forza. E che nell'orecchio la sua voce... Ma se la dimentichi! Se la dimentichi la mia voce! Io le ho dato soltanto, le ripeto, una indicazione. Sì. Lei se la faccia sua la battuta. Sì, sì. Se la dimentichi la mia voce. Uburta upane, papà. Ancora di più, forza, una Uburta upane, papà. Una sferzata. Uburta upane, papà. Una cannonata, forza. Uburta upane, papà. Forza, mi faccia sentire la mancanza del pane, la mancanza del pane, forza. Uburta upane, papà. Ancora di più, forza. Uburta upane, papà. Uburta upane. Secondo lei, sì. Che cosa significa questa battuta? Uburta upane, papà. Sì, dici, che cos'è la cosa principale nella casa, dici, il... Uburta upane, papà. Dici, quando manca il pane, che sarebbe il pane quotidiano di... il padre che sarebbe la cosa predominante, dice, che porta in... Secondo il pensiero dell'autore... Uburta upane, papà. E che ancora tutto il copione non l'ho letto, perciò... Glielo dico io che cosa vuol dire questa battuta. Lei lo sa che cosa vuol dire questa battuta? Cosa? Vuol dire porcaccia miseria! Ha visto come è saltato dalla sedia? Ebbene, che cosa le ho detto poc'anzi? La battuta deve essere una condanna, una schioppettata, una sferzata, una cannonata. Insomma, parliamoci chiaro. Le deve bruciare la sedia di sotto quando dice la battuta, capito? Forza? Da capo, tutto da... Forza? Uburta upane, papà! Ancora di più, forza? Uburta upane, papà! Nervi, forza! Senza pausa. Ma non si preoccupi, vado avanti! Uburta upane, papà! Forza, stia teso, non si rilassi! Uburta upane, papà! Ancora di più, forza? Uburta upane, papà! Forza, forza! Uburta upane, papà! Ancora di più? Uburta upane, papà! Uburta upane, papà!
Ho portato pane, papà, la so a memoria.